Ok. Il computer si è letteralmente rifiutato. Ok, va bene. Ho avuto un problemone assurdo. Spero che non si ripresenti più perché mi sono cagata addosso. E vediamo. Ok, dovrebbe essere a posto. Va bene. Ciao Derek, comunque stavo leggendo il tuo messaggio quando... Boom! Ok, allora adesso riprendiamo. Dio buono. Mi sono cagata addosso perché devo assolutamente dire a mio fratello di darci un'occhiata. Comunque dovrebbe essere a posto adesso. Si vede? Ok, sì, si vede. Vabbè. Proviamo a giocare. Comunque, ciao Derek, grazie per la compagnia. Claira, non mi ricordo molto bene se c'era la posizione dei forzieri, quindi magari posso sfruttarti per sapere. Comunque, se devo svegliarti io, che mi sono appena fatto una pennichella dalle 1 fino adesso, siamo a posto. Cavolo, me la farei anch'io una pennichella. Perché qua eravamo rimasti. Per fortuna abbiamo l'ausilio del tasto F1 che ci velocizza tutto. Ed è anche un po' inquietante. Ora eravamo rimasti al dialogo. Bene, ok. È in mani sicure. Ok, il computer non è caldo. Va bene. Dai, è Carlotta. Non faccio in tempo ad entrare che sento mi sono cagata addosso. Ciao Noctuino, benvenuto. Questo è un tremor, come quello del film. Rubiamo. Fascia addosso. Non ha rubato niente. Cominciamo bene. Non ha rubato niente. Bacio diabolico. Non ha rubato niente. Ma continua a mettere in forchetta. Vediamo se ha altro. Ok. Allora, cosa gli invochiamo? Invochiamo un Ifrit. Veloce a rubare, perché sennò questo scappa. Tutto a posto. Siamo stati veloci come le scorregge.
Ho livellato e imparato così tante abilità che sono riuscita ad evocare fino a Odino con Daga. Mi era mai successo. No, l'aggiornamento non lo faccio, ti inculi. Allora, aspetta che qua, finestre su finestre, ecco qua. Però poi ti sei cagato in mano, porra bestiola. Quanto era figo Tremors, mamma mia, ho perso il conto delle domeniche passate su Italia 1 a vederlo. No, il primo era veramente figo. Poi anche con quel figone di Kevin Bacon. Era veramente. Eh sì, d'altronde o vi buttate giù o andate dritti, non è che avete molte alternative. Hai livellato parecchio, grande. Beh, cazzarola, ci ho messo 40 minuti esattamente da quando ho iniziato a imparare l'abilità alla fine. Cioè, su PlayStation 1 arrivavo ad evocare Shiva, quindi portare Daga a livello 18, e imparavo con Steiner occhio per occhio e qualche altra cosa e basta. Stavolta invece in 40 minuti proprio ho imparato tutto. Tutto quello, gli accessori che avevano fino a questo punto qua hanno imparato. Anche sempre reflex e quella roba lì. Quindi guarda, una manna dal cielo sto F1. Lavoretto, Zon! Dobbiamo vedere due eventi in tempo reale con Quina per recuperare due tesori nel tronco di Kleira. Poi mi dirai allora. Mi sono scritta la lista di quanti eventi ci sono. Sono 1, 2, 3, 4. Quindi poi dopo guardiamo. Infatti non ci ho capito un cazzo nessuno, pagliacci di merda. Perché non andate avanti? Ah, vabbè. Claira mi ricorda il nome di un dolce. Epica sta missione con Quina, fa morire dal ridere. Ma io poi questa missione non me la ricordo. O magari se la vedo mi viene il flash, ma ora come ora non mi ricordo. Devi vedere tutti gli eventi temporali di Quina e poi devi andare dove c'è il mulinello prima dello scontro con Antolin. Ah, ok. Perfetto. Allora, qua non ci incischiamo e andiamo direttamente avanti. So che dovrei andare a dare i semi di Kupo, però fa lo stesso. Mi sono assicurata che non ci fossero achievement correlati. Va bene così. Ciao a Jacopo la gatta. Ciao ciao. Buon sabato. Stasera vado fuori a cena. Provo a chiederlo il Claira come dessert. E anch'io dopo la pizza magari provo a chiederlo.
Chissà cosa ti portano. Probabilmente esce lo chef e ti manda a fanculo. Però tanto vale provare. Dopo me, Clara, onestamente non è che piaccia tantissimo. E ti spero di levarmela abbastanza in fretta. Prima andiamo e prima mangiamo. Bella idea, bravissima Queen. O bravissimo. Non so se alla fine è stato. Ecco, visto che c'è Derek, magari che lui sa tutto. È ufficiale che Queen è una donna o rimane comunque asessuata? Questa è una curiosità che potrebbe interessare a tanti. Non penso ci sia roba qua dietro, ma diamoci un'occhiata tanto. Un altarino. Coda Phoenix. Ne ho a bizzeffe, ma non bastano mai. Allora qua ci dovrebbe essere anche qualche magia blu da prendere con Quina. Ramo ghiacciato, a proposito, giusto, mi ero dimenticata di equipaggiare i ciccioni qua. Avevo preso roba per tutti proprio. Allora, level up. C'è qualcosa? Facciamo questo, dai. Occhio per occhio. Ramo ghiacciato lo stai imparando. Antimedusa. E tu impari sempre reflex. Ti ho rubato la forchettona. E anche tu avresti. Sì, dai, impariamo Antimedusa così poi è un capitolo chiuso. Barbuta, sempre piaciuta. Oh, abilità up, è vero, perché il cerchietto, così come sono riuscita a impararlo con Daga, riesco anche con lei. Perfetto. Allora, a lei l'attivo già. Vigilanza non lo attivo ancora perché c'è l'achievement di ricevere tot scontri alle spalle, sono a 20 su 30, quindi non lo attivo ancora. Comunque, io ho sempre pensato fosse donna, ma temo sia proprio sessuata. Anche Quera non è chiaro di che sesso sia. Sì. Dopo, considerarlo maschio è un po' strano. Però non si sa mai. Possiamo mangiare lo zoo? Quina Quen è una creatura androgina. Questo c'è scritto su Wikipedia, ma penso che assolutamente sì. Allora, scarpe rosse, però per il momento accessori siamo a posto con tutti. Non mi ricordo dove devo andare, cioè non mi ricordo la sequenza giusta, ma tanto non è così gigantesco come posto da. Aspetta un attimo che vado a vedere cosa c'è sopra.
da imparare ci sono risveglio, i bruchi troppo cresciuti, vento bianco e mantra magia. Oh, perfetto. Le mie guide qua, che mi dicono tutto. Mantra magia è comodo. Oh, guarda lo zoom. Speriamo non muoia con un attacco di Gida, ma dovrebbe essere abbastanza resistente, insomma. No! Ok, vento bianco è andato, ci siamo mangiati anche Gidan praticamente, buono sapersi. Ok, dopo di là smuovo la sabbia, però non mi ricordo se posso perdermi qualche forziere. No, manco per il cazzo, va bene. Tanto comunque ci si mette poco a fare il giretto, quindi va benissimo così. Ah, comunque, ciao Old Nero, cioè, ho letto il commento ma non ti ho salutato. Allora, guarda dentro. È buio, non ci vedo. Infila la mano. Ho smosso una cascata di sabbia ed è potentissima. Ok. C'è un buco, infila la mano. Dai. Come ho fatto a non pensarci io alla battuta maliziosa? Sto invecchiando. Gidan che si incazza contro la scatta di sabbia. Ma si incazza proprio? Ciao, ho una lettera per te. Grazie per avermi portato la lettera di Atra. Ciao, Moana. La città è stata assalita da quei tipacci col cappello da Merlino. Ho cominciato ad odiare quei cappelli. Cupo, fai attenzione, mi raccomando. Anzi, perché non vai in un posto più tranquillo? E invece è tutto a posto, sicuro? Sicuro, sicuro, sicuro? Ah, e anche la cassetta della posta. No, no, in basso prima c'erano dei tesori. Ho perso qualche scrigno. Ho visto che erano sopra, però non mi ricordo come si raggiungono. Prima di andare a Clara, comunque, mi assicuro di aver preso tutto. Quindi se avete qualcosa da dirmi, dopo non è niente di imperdibile, ma... Allora, sicuramente uno lo ammazzi. Siamo convivi, dai. No, che fastidio quello stato. Non so, ammazza? Dimmi di no. Eh sì. Deve per forza vivi qua. Prima lo puoi recuperare dopo in caso. Ah, ok. Allora. Panacea. Calosce, che ho già. Giubba di mitri, questa mi sa che non ce l'ho. Aspetta che mi dà fastidio quello stato lì. Aspetta, se mi attaccano Gidan, prendono danni tutti quanti. Autopozione, beh, ho anche gli accessori che me la insegnano, quindi non è essenziale adesso.
Allora, vivi, porca puttana Eva. Se qua va davanti a 96 al colpo. Che palle. Aspetta, ho un'idea però. La metto dietro. Forse non fa così tanto danno. Cosa mi tocca fare? Attacchi fisici con Vivi, cos'è questa nuova? Oh, chi è arrivato? Cosa ci fai qua? Non dovresti essere a lavorare? Nabbone. Serve per... Ah, non ti preoccupare, Noctuino, è un amico troll. Lo fa apposta. Ok, abbiamo preso risveglio, mancherebbe mantra magia, che è quello che mi interesserebbe di più. Guanti di mitri. Ah, quelli che ho qua, va bene. No, prima è meglio che vado a prendere i forzieri. Pozione, utilissima. No, da qua si va avanti. Quindi devo andare di là. Andiamo qua. Dei potenti mezzi tecnici fornitici da Steam. Sì, se mi blocco però faccio gran poco. Ah, non era una strada per di là. Ok, allora mi tocca per forza tirare la leva. Mi confermate che non perdo il forziere? Dopo non penso, ma... Boh. Vado? Vado? Sei ovunque! O non hai un cazzo da fare che è ben diverso? Ah no, ok. Non ho perso nulla. Non c'è un cazzo da fare che è una cosa ben diversa. Non mi piace, Claira. Non mi piace proprio. Non vedo l'ora di finirla. Elisir. Allora, ho degli scrigni giù da prendere però. Torno un attimo giù per dare un'occhiata. Allora, innanzitutto diamo una salvatina. Non si sa mai che il PC faccia altri strani scherzi. Io odio il percorso di Fossil Run, non c'è cosa più noiosa di quel. Sì, quando devi andare a tirare la leva per deviare il percorso e fargli mangiare quel. Oh, sì, anch'io odio Fossil Run. Purtroppo in tutti i JRPG c'è qualche pezzo che ti sta altamente sulle balle. Deve arrivare anche Fossil Run, hai ragione, l'avevo tolto dalla mente. Allora, lassù ci sono dei tesori. Cioè, vediamo come si può fare a prenderli. Ok, vediamo se.
Oh, mi hai fatto incazzare Bibi, adesso sono cazzi. Ok, fantastico. Ciao a Francesco Tal. Ciao. I due tesori. Ok, allora me ne vado fuori dai marroni. Sì, mantra magia è comodissima. Non devo più fare attaccare Bibi. No, Bibi, renditi utile in qualche modo. Oh, ho usato 100 volte la magia nera. Scusate, allora Bibi ha imparato Blizzara. Quindi facciamo per forza Fire, dai. Sì, la settimana scorsa di Francesco Deol. Dobbiamo vedere, manco qui se Magni ci stanno di fuoco. Ok, perfetto. Grazie. Ne abbiamo approfittato per prenderci un'altra magia. Intanto non vediamo di qua. Mega pozione. Queste si potrebbero prendere più comodamente dopo, quando le sabbie mobili sono ferme, ma... Prendiamo now. Sono ricchissima. Buono, possiamo andare fuori dai maroni. Utilissima, calcolando che ne ho comprate una roba come 70 unità, ma quelle a gratis vanno sempre bene. Città di Clara. È che purtroppo c'è mia mamma che sta facendo un riposino e comunque tre e mezza magari rompo le palle agli conquilini. I condomini, porca puttana Eva. Prova la suonerei col flauto questo. Flauto col naso. Ma sì, dai, ci facciamo fare da guida. Ma va bene, dai. Siamo bravi. Io vado a cercare qualcosa da mangiare. Realtà non gliene frega un cazzo a Gita né Bibi. Ma facciamo finta che ci interessi la visita turistica. Questa piazza sarebbe il luogo più vivace della città. Ma oggi non c'è molta gente perché non è giorno di mercato. O forse per il fatto che siete 10 abitanti? Non so, potrebbe anche essere quella un'opzione. Questo mulino ci permette di avere abbondanza d'acqua. La forza della tempesta lo fa girare, muovendosi attinge acqua dal terreno.
E adesso passiamo al punto panoramico. Vediamo questa vista mozzafiato. Wow! Sabbia che gira, bellissima. Quindi avete così tanta acqua perché la forza di rotazione della tempesta fa in modo che si giri il mulino, ma l'acqua da dove cazzo arriva? Che non piove, non fa niente? Grazie a sto cazzo! Quasi quasi gli chiedo se mi porta ancora in giro, Vivi è masochista. Ok. La guida turistica più entusiasmante della storia. Ve lo dirò più tardi. Allora. Ok. In sta città non ci sta niente da mangiare. Che ci avete una fettina del Real Torta Alexandrina? Manca un pezzettino del panino che è mortazza da un mitico porta su. Guaretto. Dammi una gemma grezza. Allora. Allora, guarda che intanto qua ci dovrebbe essere un Moguri, quindi salviamo. Ah, lo sapete che comunque anche Toleno ho battuto tutti quelli disponibili a giocare a carte. Tutti li ho battuti, tutti. No, Vivi, it's a trap. Qui una molestatrice. Neanche io volevo fare l'attore da piccolo, ma poi ci ho rinunciato. Ciao, Mifunesh! Il panino della mitica Porta Sud. Ombra dal tizio di fronte alla... Sì, ok, adesso vado a comprare un panino paquina.